per il Dio che la nostra tifoseria, la nostra, è la peggiore che c'è in Italia. Ma lo posso dire tranquillamente. Lo posso, non me ne frega niente. Perché dopo quello che ho letto per Juve-Empoli, per Juve-Roma, anche un po' per Juve-PSV, dove addirittura Thiago Motta è stato anche così pignolo dal doverlo puntualizzare, ricordare che certe cose che abbiamo visto oggi con altre squadre potremmo pagarle. Quindi, eccessivamente critico, ma comunque bravo a puntualizzare certi aspetti, qualcuno è andato anche a criticare Yildiz, che ha fatto passare 2 settimane più del dovuto per il rinnovo del contratto e oggi, oh, ha segnato, mamma mia! Andando subito a ricordare che il PSV ovviamente non è il Liverpool, ma è una squadra che con quella difesa chiunque poteva fargli 1000 gol. Però siamo così incoerenti da non guardare neanche come stanno nelle altre piazze d'Italia. Una delle due squadre che c'è finita davanti in classifica esce tra i fischi, bombardata, distrutta, con gente in rosa che segna al Venezia un mezzo autogol e ti va a zitti la curva. Ah sì, e noi ce la prendiamo con i nostri, con Yildiz, davvero? Che di spocchia penso non ce n'abbia mai avuta nella sua vita? Se non al massimo per pettinarsi un attimo il capello. Teo Hernandez, davvero? Me la rifaccio con te, ma non per oggi. Proprio perché secondo me Milan-Venezia è servita per molti giocatori a svuotarsi i coglioni un po' come a dire il nostro lo facciamo quando ci pare. Quando non ci pare non ce ne frega niente. Io oggi sono quasi empatico nei confronti di un tifoso milanista. Perché è irriverente lo spettacolo che si è visto, è vomitevole. Ci sono state delle porzioni di decine abbondanti di minuti in cui il Milan era fermo. Fermo, inerme, non trovava una soluzione, non trovava un rimedio alla situazione tattica, dove anche il Liverpool viene da un'annata deludente, dove non si è cercato di competere per il titolo, non ci si è andati minimamente vicino, a differenza dell'Arsenal che ha lottato con il City, ci sono state eliminazioni pesanti, brucianti, inaspettate con l'Atalanta. Nuovo corso, nuovo allenatore, questa è la risposta. E io non sto parlando di errori tecnici perché è inevitabile che Pavlovic, così come Bremer, si porterà dietro per tutta la sua carriera, alla lunga gli errori dei passaggi a cercare di imbucare. Ma figlio mio, se un allenatore ti dice che dopo 40 passaggi sbagliati tu il 41esimo non lo devi andare a fare in verticale, tu prendi il terzo gol ed è colpa dell'allenatore ed è colpa di chi continua a dire a sta gente di fare sta roba. Ma è anche colpa di ragazzi che non hanno avuto minimamente la voglia oggi di potersene un attimino sbattere. Hanno visto il calendario, dai, Milan Bruges, Milan Stella Rossa, Milan Cocchigio. Fammi vedere un po', ci ho segnato per tutti. Hanno il Bruges, lo Sloma, la Stella, il Girona, la Dinamo Zagabria, dai, ci bastano queste partite qua e noi se far nostro, 3 vittorie, andiamo lì a fare lo spareggio. A me sembra che la stia vivendo così, che l'abbia vissuta così il Milan, perché quel gol lì poi ha dato seguito al nulla. Ma che 1-3 doveva finire 1-8 sta partita, ragazzi? Eppure è lo stesso discorso. Quello che ha speso il Milan lo scorso anno e quanto ha rinnovato quest'anno, in realtà, è molto di più della rivoluzione totale della Juve di quest'anno. Quindi lì, però, ma, attenzione, con l'Empoli lì, e invece no, invece i punti in classifica di Juve e Milan sono diversi, però no, 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 oggi andiamo a puntualizzare il gol subito nella differenza reti, che andrà a pesare, sì, tranquillo. Allora, dovremmo esultare per questo risultato, se siamo coerenti, perché Liverpool, Arsenal, City, Bayern, Barcellona, Real Madrid, non lo so, Dortmund, Leverkusen, Atletico, Arsenal, dovrei neanche guardarle, anzi, dovrei sperare che queste distruggano sempre i loro avversari, così che poi la nostra differenza reti, incoerenti del cavolo, che la guardate a fa? Se tanto sapete che la nostra squadra c'ha dei limiti, un ce la fa, c'ha dei giocatori che segnano solo con le piccole, in discompenso, allora la nostra vittoria oggi vale triplo. Siamo a 9 punti, non 3, perché oggi giocavamo con una di quelle con cui dovremmo competere per arrivare a giocare, che cosa? Lo spareggio col ritorno in casa. Perché è quello che poi faremo. Perché abbiamo anche l'onestà, ovviamente, di essere, no? Non troppo sulle montagne russe, di capire che il livello nostro è giustamente anche quello di non arrivare dalla nona alla sedicesima posizione in questa competizione. Però almeno, cavolo, ho visto la determinazione di un Locatelli, gente che ha voglia di riscattarsi, gente che ha voglia anche, e non ce la fa più, di continuare a essere messa ai margini di una nazionale per il quale si sono visti arrivare dei Cristante davanti a te, dei Jorginho, uguali gatti. Continua magari a vedersi un Di Lorenzo, che alla lunga, sai, si è anche un po' rotto di sentirsi dire da tutta Italia che non ne posso più di essere sempre ritenuto uno che solo picchia e mena e non fa niente di buono. Sta gente si è riscattata, ha tirato fuori i maroni ed è uscita in queste partite.
e si è vista. Certo, siamo soltanto agli inizi anche per Fonseca, ma ovviamente è anche quello che trasmette una squadra a far trasparire poi i primi risultati. E ciò che mi terrorizza è che alla Juventus in queste prime partite c'è ancora qualcuno che continua a scartavetrare. E oggi avevamo 12 esordienti in Champions League. 12, quanti sono scesi in campo? Parecchi. Nico Gonzalez segna solo in Conference League nella mediocre scarto Fiorentina di Gobisso. Grandi gol, gol, assist. Ildiz segna solo alle piccole, gol con la 10. Il parallelo te lo devo fare, perché sono sempre due percorsi alla prima mossa del loro ciclo. Io non te lo giudico Gasperini allo stesso modo in cui giudico Thiago Motta alla Juve, perché uno conosce certi giocatori e certi angoli dello stadio come le sue tasche. Sono 7 anni che allena, Inzaghi è il quarto. Io il paragone lo facevo a Inzaghi con Allegri, perché erano la stessa roba, subentrati nello stesso anno, come Sarri e come Mourinho. Quelli erano i paragoni. Adesso cambiano le misure. Adesso forse, se Real Madrid fa un gol in più allo Stoccarda, io esulto perché non lo guardo il Real Madrid. Se qualche squadra domani, tra Atletico soprattutto, che ne so, e Lipsia, dovesse creare una grossa vittoria dell'Atletico, tra i due posso pensare che l'Atletico è più forte e che la Juve deve avere la possibilità di andare a giocarsi quella possibilità in quella fascia di risultati. Se poi dovesse succedere che la Juventus zitta zitta riesce a sfruttare un calendario dove non ci sono troppe top, ma tutti i livelli costanti, riesce a fare le sue singole partite, ma vai a guardare il gol subito, ma vai a guardare invece quello che sta cercando di fare la Juve con difficoltà dopo anni in cui non si riusciva a fare un gol palla a terra. Per la Juve fare un gol con 3 gol da palla a terra e ripetendoli dopo Como, quasi a Verona tolto il rigore, cioè segnando praticamente 9 gol di cui 8 palla a terra, è un record, è un record che non c'è da anni. Non c'è da anni anche fare una partita a 3 gol senza calci di rigore. Togli il Maccabi Haifa, ultima vittoria in questa coppa. Quindi basta, basta, diventate milanisti, cambiate squadra e fatelo però con dignità e con coerenza. Ecco quello che vi dico. Calabria, capitano, guarda come concede con ingenuità con un giocatore spalle alla porta un fallo in scivolata. Ma che mi sento di insulti a Danilo, perché voglio dire, non ha marcato bene quel giocatore lì al 93esimo in una coppa dove ora stiamo a guardare la differenza reti, però siamo allo stesso tempo mediocri e scarsi in certi livelli, da arrivare subito a dire peste e corna di Douglas Luiz per 4 panchine, hai capito, no? Per poi arrivare di cosa? Che gente che almeno gioca da 9 anni e fa pietà ogni partita, fa la fascia di capitano. Stiamo a discutere chi è il capitano della Juve. Ma questa non è una roba normale, non passerà mai da normale quando io, influencer, content creator, le devo vedere, sorbire e accettare giorno dopo giorno queste cose, dover anche risponderle ogni tanto, avere quasi anche, sai, quella pesantezza che poi, se hai preso tutta questa energia positiva che ti ha trasmesso Thiago e arriva un passo falso, devi andare a costringere, no? Te stesso a dover chissà che cosa dire, no? Per combattere quella negatività che arriva, perché c'è un po' di negatività che arriva dalla stampa, che arriva dagli zazzaroni di turno che si devono prendere delle rivincite e devono stare lì ad aspettare che cosa? Che il Napoli, magari, che è stato in queste giornate e che lo sarà per 8 settimane durante appunto quei 8 weekend a grattarsi i pollici, a vedere le squadre soffrire, uscire infortunati per infortuni. Oggi c'è stato Magnana, è uscito zoppicando Gatti, è inevitabile, la coppa aumenta di livello e il fatto anche di affrontarne 8 diverse ti permette di prepararle sempre peggio l'una dall'altra, perché non sono gli stessi avversari su cui puoi prendere la misura all'andata e capire al ritorno come contrastarli, ma sono 8 mondi universi, anche di 8 campionati diversi, con 8 probabilmente ragionamenti diversi e modi di vivere il calcio nelle loro singolarità: l'Olanda con spregiudicatezza, l'Inghilterra con intensità, la Germania a tutto campo, la Spagna con la tecnica, la Francia con quello che vuoi. Ma davvero, cioè, inaccontentabili. Ripeto, provate a essere tifosi del Milan in questo momento, dai, vi ci voglio vedere. Smettetela, perché avete anche da criticare su qualcosa che tanto date dimostrazioni sempre, sempre, che poi famo i discorsi, ma l'anno secondo di Pirlo perché non c'è arrivato, l'anno 2 di Sarri perché non abbiamo visto, e perché siete i soliti. Perché siete i soliti, perché Juve-Napoli io già la sto pregustando adesso, la sto pregustando adesso, magari per chi questi passi falsi, questi errorini che ha notato Thiago Motta, magari alla lunga per qualcuno sono delle cose che secondo lui non ce la faremo mai a guadagnare. Il fatto che oggi a una certa si è rivisto la squadra andare un po' indietro, non aggredirlo il PSV, perché capito, ancora forse la squadra non si è presa quella convinzione di farlo tutti insieme, ci portiamo dietro degli strascichi incredibili di negatività.
competitività. È stata un'annata, metà, proprio rasa al suolo dai risultati, che è andata a distruggere le certezze, a privare i nostri giocatori del coraggio negli infondergli in queste partite. Io quando anche vedo una sola giornata dell'Atalanta fatta a tutto campo andare, o il Liverpool oggi, mi emoziono perché vedo squadre convinte di quelle che fanno e che hanno il coraggio, frutto di che cosa? Di squadre che non hanno la maglia che pesa? Non penso che a Liverpool ha squilati fino soltanto quelli della città di Liverpool a metà con l'Everton. Quindi questo è il discorso. Milan davvero impalpabile, per certi versi non saprei definire un migliore o peggiore in campo, il discorso Pulisic. Gli esterni non sono partecipi alla fase di non possesso, Pulisic e Leao se ne sbattono, perdono contrasti. Può fare quelle sgasate Leao quando vuole, ma se arrivi in fondo e poi non la passi la palla, è tutto inutile. Cioè, dimostrano anche, forse con stizza, con quel palo all'ultimo, di averla ancora quell'energia, di arrivare all'ultimo, fare quell'accelerazione che perché non me la fai nella rincorsa di un giocatore? Cioè, non mi dire che Leao Alexander-Arnold oggi non poteva essere un fattore, perché lo è stato con Zappa Costa sulle fasce, un fattore per il Liverpool contro l'Atalanta. Hai capito di che sto parlando? Zappa Costa. Non si può pensare che Leao e te oggi non potessero fare di meglio. Ma tanto no, Calabria è costretto a difendere da solo per due perché Teo non c'è dall'altra parte e non c'è l'umiltà di capire da parte loro, di questi giocatori, di mettersi a disposizione, di indossare la maglia del Milan e di essere dentro una squadra che deve dare delle anche risposte ai propri tifosi, che sono stanchi di essere derisi, perché Milan ultimamente è derisa come squadra e la Juventus non molto dietro di lei, ma per la storia dei derby e per quant'altro, sia chiaro, quella partita lì, qualsiasi esito avrà, a molti tifosi secondo me servirà per svuotarsi le palle. Ma non funziona così nel calcio, perché i giocatori devono farlo a prescindere il bene della squadra, non quando vogliono loro, non così zittendo. Leao e Teo sono il vero problema nascosto del Milan per atteggiamento e per quello che fanno rispetto agli altri. Non sto parlando della partita di oggi, ma sto parlando del fatto che la loro leadership dovrebbe misurarsi in altri valori. Si è in difficoltà, si va a prendere il pallone e si va a subir fallo. Il Milan era impalpabile in mezzo al campo. Bella.